Allora c'era Tino che si lamentava della non presenza della facciazza, ovvero della facciazza, la mia, che ogni tanto c'è e ogni tanto non c'è. E quindi quando non c'è sono un po', anzi lui è un pochino impaziente. Ma dove è finita la facciazza? Allora ogni tanto gliela facciamo anche rivedere. Siccome gli aggrada così tanto, lo facciamo anche per Tino. Comunque, avete visto questo diciamo logo zamarroso che ho creato? Siccome molta gente mi tormentava e guarda che dopo tutto sto casino non c'è ancora il logo, non c'è ancora la sigla, in realtà robe tipo la sigla sono un qualcosa che non mi piace particolarmente, soprattutto nel mio caso, ovvero se fai pochi video, magari una bella sigla con transazioni, con animazioni, con foto, magari anche un po' più lunga del normale, può anche starci. Però se ne fai tanti di video, una sigla di un minuto o di 30 secondi, ma anche di 10, che è già tanto, diventa alla fine per un visualizzatore stressante. Ogni video rivedersi questa sigla è qualcosa che non va bene. Quindi piuttosto che la sigla ho deciso di creare questo logo. È un logo veramente dove come impostazione ci siamo. Si possono ancora fare degli adjustment layer, aggiungere, modificare colori, quello si può fare, non c'è ancora un effetto sonoro, però diciamo con lo smanettamento pensiamo prima a una cosa, poi pensiamo anche eventualmente all'effetto sonoro, ma vi assicuro che è stato uno smanettamento intenso, intensissimo, che è perdurato per almeno una settimana, dove ho ignorato qualsiasi altra persona, preceduta poi da un'altra settimana di tutorial, di comprendere delle cose un pochino più avanzate di After Effects. E comunque, quel lavoro lì che vedete su schermo è frutto di 7 pagine di istruzioni. 7 pagine di istruzioni. Vediamo un pochino come funge la faccenda, ma vi assicuro che dopo tutto questo casino, se non vi piace, fotte sega. Domani ci vediamo un ottimo Catherine, di cui ho cercato disperatamente una copia. Oggi sono andato in giro e non era disponibile, oppure c'erano quei GS con una copia prenotata. Ho trovato quel GS con una copia non prenotata, quindi ho fatto un transfer e domani forse me lo vado ad accattare. La versione è PS3 perché è region free. La 360 non lo è, quindi bisogna attendere una versione europea. Ho detto forse ieri il 9 dicembre, non so. E comunque c'è una versione anche Zama e la paura, da collezione, con le mutande, con la canotterina, che però con tutta la roba che c'è dopo settembre ci si può anche evitare questo mutandale. Però se la volete è possibile ordinarla ancora dal sito del GS, solo dal sito, perché in negozio ovviamente neanche l'ombra. Quindi domani ci vediamo con un po' di caterine, lo attendevamo anche questo,